Perché i bianchi si sentono oggi nei contesti più diffusi in Europa e nel mondo in pericolo di poter diventare una minoranza. Il famoso timore della sostituzione demografica è un messaggio fortemente importante perché riesce a raggiungere e cogliere le sensibilità anche di chi è distante da questa dimensione. Ma poiché sono messaggi progressivi che trovano quella che stavo dicendo disponibilità all'ascolto, ne deriva una legittimazione politica progressiva dei gruppi xenofobi e le manifestazioni pubbliche di razzismo, quelle che vediamo costantemente consumarsi, anche e soprattutto nei momenti di agone elettorale. Queste non sono immagini di repertorio, sono immagini dell'ultimo anno in Europa. E nel mondo. Volevamo dare con questo il senso di una trasformazione che è già avvenuta, di una battaglia che si sta consumando nonostante il Novecento, nonostante l'anti-apartheid, andando a risvegliare quello che è un sentimento diffuso, seppur inizialmente nascosto, oggi pubblicamente ostentato, che faceva sì che buona parte dei paesi occidentali mantenessero posizioni ambigue rispetto al regime segregazionista dell'apartheid in Sudafrica, anche fino al 1990, qualche anno addietro. Ma la forza di queste manifestazioni pubbliche, la forza della trasmissione di questi atti violenti e della condivisione attraverso i social, attraverso la rete, hanno un significato ancora più importante. I più esperti, molto più esperti di quanto possa essere io dell'antiterrorismo, sanno bene quanto è stato rilevante comprendere come le dinamiche della propaganda si accompagnassero al proselitismo, il proselitismo al reclutamento attraverso l'individuazione di un meccanismo di relazione orizzontale. E da lì un esercito a disposizione che attraverso il gesto simbolico, che però si traduce in morte, un messaggio solo di morte, riesce ad aumentare sempre di più i propri consensi. Ci siamo microadattati a questa regressione morale e non si sta reagendo, perché il messaggio pubblico e il messaggio politico generale è quello di comprendere le ragioni. All'indomani della strage di Christchurch, un senatore australiano disse: "La responsabilità va ricercata nelle vittime." Questo dà la misura di quale inversione si stia operando. Il musulmano è colpevole, anche quando viene colpito, il migrante è colpevole, portatore di una sua responsabilità, il nomade è colpevole, le minoranze sono colpevoli, tranne quelle bianche cristiane, mi verrebbe anche da dire e da aggiungere, non cattoliche, evidentemente. Anche il Papa diventa bersaglio nel momento in cui ha la responsabilità di guidare all'interno di un mare sempre più torbido che sta avvelenando anche la Chiesa cristiana. L'assenza di reazione sociale, politica e culturale porta ognuno di noi a non immaginare, a non pensare che ci possa essere una soluzione nella reazione istituzionale di polizia o giudiziaria. La magistratura, la polizia sono sovrastrutture, intervengono laddove è necessario mantenere il rispetto di regole su un corpo sociale che si assume sano. Ma la malattia sta camminando, come si è visto nelle dichiarazioni fatte dall'ultimo responsabile dell'antiterrorismo di Scotland Yard. Si utilizzano due pesi e due misure nel giudicare i fatti di terrorismo, anche quelli di terrorismo legato al neonazismo, al suprematismo bianco, anche a quelli che si sono consumati con l'omicidio di una parlamentare inglese in Inghilterra, perché si ha difficoltà ad ammettere, a pensare che in quella guerra tra il bene e il male potessimo ergere un muro che ci difendesse rispetto agli altri, come se il pericolo provenisse dall'esterno. Il pericolo è all'interno delle società. Ha detto Burke, un noto pensatore e scrittore inglese, che
Il suprematismo bianco rappresenta il più grande pericolo e la più grande emergenza nelle società multiculturali, perché è un pericolo che si trova all'interno delle società e non ci sono muri che ci possano proteggere. Le società sono prossime a una deflagrazione in termini di reazione, anche perché ben sappiamo che violenza chiama violenza. E nel momento in cui, dopo l'ostentazione pubblica e dopo la legittimazione pubblica, dopo l'adattamento e la discriminazione, si inizia a discriminare senza alibi, discriminare un musulmano perché è portatore di un pericolo può essere giustificato con un alibi indecente, ma può essere giustificato. Discriminare un migrante con il suo carico di pericolosità, di malattie, di disperazione, ha un alibi indecente, ma un alibi. Ma quando si iniziano a discriminare gli ebrei e quando l'antisemitismo, termometro di tutte le xenofobie, anzi di tutte le discriminazioni, una discriminazione senza alibi, perché non è individuabile una causa comportamentale, allora significa che siamo alla radice della discriminazione, alla radice del male. Ho definito nei giorni scorsi gli ebrei sentinelle dei pericoli nella storia. Gli ebrei sono sentinelle perché riescono a percepire quanto questo fiume carsico si inizi a manifestare in modo sempre più prepotente all'interno delle società. È un segnale di guardia che va ascoltato. Pensavamo che fosse il passato, e invece ci ritroviamo piazze gremite, a braccia tese, a gridare presente. Facciamo che non sia il futuro. Grazie.